Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Terzo settore, preoccupazione per il caro bollette. Aree interne, approvata proposta di legge al Parlamento. Campionati italiani di cucina, cuochi toscani in gara. È stato l'assessore regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli, ad esprimere in aula la propria preoccupazione per le conseguenze che il rincaro di carburante e l'aumento dei costi dell'energia possono avere sui servizi garantiti dal terzo settore. Spinelli è intervenuta rispondendo a una mozione in cui Elisa Montemagni, Elena Meini e Giovanni Galli del gruppo Lega hanno chiesto alla Giunta quali siano le iniziative che si intende intraprendere per supportare le associazioni di volontariato toscane. Il fatto che le bollette rischino di nuovo di dare un colpo molto forte alle associazioni, perché naturalmente sono oneri molto importanti per le loro associazioni, è una preoccupazione forte che abbiamo. Abbiamo fatto un bando di ristoro nella scorsa legislatura che ha visto anche l'entità delle richieste che ci sono state prodotte. Chiaramente in questo momento noi non abbiamo risorse sufficienti per intervenire in maniera efficace nei confronti del supporto agli enti. La mia è stata anche una richiesta di condivisione politica del problema, come l'interrogazione poneva, perché naturalmente qui abbiamo bisogno anche di un intervento a livello nazionale che ci consenta di destinare un maggiore quantitativo di risorse. Stiamo facendo anche una riflessione sul nostro bilancio, ma naturalmente non abbiamo risorse sufficienti per intervenire su un tema così ampio. Chiaramente porremo il tema anche a livello di conferenza delle regioni, soprattutto per quanto mi riguarda nella conferenza nazionale degli assessori al sociale e del terzo settore di cui faccio parte. Naturalmente la nostra preoccupazione e condivisione del problema è massima, sappiamo anche in questo momento di avere poche armi a nostra disposizione. L'altro tema che naturalmente per noi è estremamente preoccupante è il caro bollette sulle famiglie, perché naturalmente questo rischia di portare le famiglie sotto la soglia di povertà. Stiamo guardando, valutando il decreto che dovrà poi che il governo ha redatto, per capire con quell'intervento quanta efficacia ci possa essere. Naturalmente probabilmente avremo bisogno di un ulteriore intervento, perché naturalmente da soli non ce la possiamo fare. Io sono in parte soddisfatta della risposta, perché capisco che il momento è complesso, arriviamo dal Covid e reperire le risorse economiche sia anche complicato, ma è altrettanto vero che le associazioni di volontariato danno dei servizi. Quindi se li mettiamo in difficoltà dal punto di vista economico, rischiamo che chi ci rimette siano i cittadini, perché saltano quei servizi che ad oggi danno loro e che rischiamo comunque di dover dare come pubblico. Quindi abbiamo comunque un problema da risolvere. L'assessore ha chiesto a tutte le forze politiche di fare un appello anche a livello nazionale. E io gli ho risposto ovviamente che al tavolo Stato-Regione ci sono seduti loro e che noi una mano proviamo a darla, ma evidentemente la Giunta può fare la sua grande parte. E non sono totalmente soddisfatta, perché secondo me nelle pieghe del bilancio quantomeno bisogna guardarci per cercare di trovare una soluzione a questa problematica, perché non va sottovalutata. Non va sottovalutata, sappiamo quanto in Toscana le associazioni di volontariato sono importanti, quante ne abbiamo e quanti servizi danno. Quindi, siccome sono realtà consolidate sul territorio su cui tutti i cittadini fanno affidamento, non possiamo voltarci dall'altra parte in un momento in cui ci chiedono aiuto, dopo che già hanno contrastato il Covid e sono state in prima linea in questi anni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di reperire delle risorse e dargli un aiuto per cercare di portare avanti il grande lavoro che stanno facendo. Ma quello che abbiamo sottolineato in questa mozione è l'esigenza di andare incontro monetariamente a tutto il terzo settore, ovvero verso il mondo del volontariato, tutto il nostro mondo associazionistico, quell'esercito della pace che ha reso possibile la concessione e erogazione di servizi durante la pandemia a una grandissima fascia di utenza in Regione Toscana e che ora dovrà assorbire molto probabilmente, ma chiaramente, anche l'urto del problema dei profughi che arriveranno in Toscana in conseguenza del conflitto russo-ucraino. Siccome le ambulanze, i mezzi di soccorso, i mezzi dei servizi, delle associazioni
di scopo sociale funzionano con la benzina o col gasolio e il gasolio è schizzato alle stelle, le associazioni di volontariato trovano due ostacoli, quello del costo del carburante e quello del caro energie, perché le bollette arrivano anche a queste associazioni. La necessità è che questa regione predisponga nella prossima variazione di bilancio le risorse necessarie a garantire le funzionalità di queste strutture, senza le quali non saremmo in grado di concedere l'erogazione di servizi a una grandissima utenza sparsa su territori soprattutto molto più isolati rispetto alle aree metropolitane. Entro il 15 marzo, questa è la condizione che abbiamo accettato per poter rinviare in commissione il testo, dovremo trovare la quadra su questa commissione e cercare di dare un bellissimo impulso e risposta a tutti i nostri volontari toscani che devono sostanzialmente tirarci fuori dalla pandemia, ma gestire tra poco anche l'emergenza dei profughi dal conflitto russo-ucraino. Mi sarei aspettato che il governo nazionale intervenisse in tempi celeri. Invece non soltanto non è stato cedere nei tempi, ma anche la manovra varata è nettamente insufficiente. Se il presidente Draghi pensasse meno alla riforma del catasto e più a venire incontro agli italiani, magari rivedendo le aliquote IVA, magari rivedendo le tasse, in un momento come questo secondo me farebbe molto più un servizio alla nazione. La priorità del governo è la riforma del catasto, a me sembra un insulto che in questo momento storico, quando gli italiani vedono raddoppiare, perché si tratta nella migliore delle ipotesi di un raddoppio, le proprie bollette, delle bollette delle proprie utenze, sentire e vedere che il governo nazionale si sta preoccupando della riforma del catasto mi sembra una doppia beffa. Ecco. Estendere anche ai comuni delle cosiddette aree interne le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati. Questo è lo scopo della proposta di legge al Parlamento approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, il cui primo firmatario è Marco Niccolai del Partito Democratico, presidente della Commissione Aree Interne. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, e ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune col reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Le regioni non hanno competenza in materia fiscale, ce l'ha tutta lo Stato. Noi abbiamo voluto fare una proposta concreta, quindi allacciandoci a una misura come quella della decontribuzione che, dove è stata applicata, ha prodotto un aumento dell'occupazione, e soprattutto abbiamo voluto sfruttare la massima possibilità, cioè la proposta di legge al Parlamento. Progetto interessante, il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale, consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne, e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste, e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo, dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema.
L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può, diciamo, la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del Centro-Nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. E quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi rendere questi borghi, perché spesso sono borghi, diciamo, più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano, in modo che sia più sensibilizzato il governo su questo fattore. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro, in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario, che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente, dal punto di vista sostanziale, le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in commissione da Fratelli d'Italia, e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree interne disagiate continuano, nonostante tutto, a creare e a portare a casa lavoro, non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda, ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare, a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Rappresenteranno la Toscana ai prossimi campionati della cucina italiana, che si terranno a Rimini dal 27 al 30 marzo, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con Italian Exhibition Group. Una delegazione dell'Unione Regionale Cuochi è stata ricevuta a Palazzo del Pegaso. La Toscana sarà dunque presente nelle diverse specialità in concorso. Io oggi ho voluto ricevere, salutare, fare un grande in bocca al lupo ai nostri cuochi, che sono certo porteranno in alto il nome della Toscana a Rimini alla fine del mese. Un grande in bocca al lupo, e ho voluto consegnargli il nostro Pegaso alato. Il Pegaso alato è il simbolo di quello che è la Toscana, ben radicata nella storia, nei valori, nelle tradizioni, ma anche con la capacità di innovare e guardare al futuro. Esattamente come la loro cucina, che parte dai prodotti tipici del nostro territorio e tenta di rimetterli insieme per consentire di vivere a ciascuno di noi esperienze che ci toccano e che rendono più belle anche le nostre giornate. Io sono certo che con i nostri prodotti, con la loro maestria, con la capacità di saper toccare il cuore di chi poi giudicherà, potranno tornare a casa con risultati importanti. Si aspetta grandi risultati, perché partono da una grande storia, partono da grandi prodotti che questa nostra terra fortunatamente gli fornisce. C'è una grande tradizione in Toscana, è stato fatto negli ultimi anni un grandissimo lavoro davvero da parte di tutte le federazioni. Sono cresciuti donne e uomini che ci rendono orgogliosi proprio dei prodotti che noi dobbiamo continuare
a mantenere in quella genuinità, in quella bontà che ci invidiano in tutto il giorno. Loro saranno bravissimi e sicuramente avranno la Toscana nel cuore. Da parte nostra un grande in bocca al lupo e grazie comunque per rappresentarci. Una competizione nazionale basata su regolamenti internazionali quest'anno per la prima volta e siamo molto contenti perché sappiamo di giocarcela proprio con tutte le armi che abbiamo, perché quest'anno nei regolamenti si parla soprattutto di qualità dei prodotti e di bontà del piatto, si gioca molto su questo, mentre anni fa si giocava anche molto nella tecnica, nella presentazione, però sembravano più opere d'arte e meno piatti da mangiare tutti i giorni. Quest'anno si gioca invece più sulla bontà, quindi sappiamo di giocarcela tutta perché abbiamo dei grandi prodotti che esprimono la toscanità, esprimono il valore e l'esperienza di questi cuochi che sono anni che lavorano e che quindi possono raccontare tanto attraverso il piatto. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.